Che cosa sapete cosa succede quando ci sono le elezioni? Alle case occupate cosa ti succede? Puff! Le sgomberano. Sì! Parola d'ordine! Le pecore! Ma che parola d'ordine è? Non ti preoccupare, ci penso io. Tu stai tranquillo. Ciao, Alla prossima, no, tranquillo. Allora, qualche cosa si sta muovendo. Ma infatti, ma siccome lì davanti è pieno di tossici, di panca bestia, casino di notte, eccetera, eccetera, noi dobbiamo sfruttare tutte le lamentele del vicinato per farli mandare via. Non si preoccupi. Mazza, tanto sei bellino. Ehi, sono amici miei, falli entrare. Dai, ma come è vestito? Ciao! Ciao, Ruggero! Come stai? Allora... Stai seguendo? Sono della SIAE, cosa vuoi? No, non sono della SIAE, non ti sto seguendo. Comunque ti posso spiegare tutto. Io non ti stavo seguendo. E cos'è che volevi? Ma ti ho visto da service prima, da Gino, che parlavi, ho sentito che stavi organizzando un concerto. Sì. E siccome io sono nell'ambiente, tratto queste cose, ho numerosi agganci, se ti serve una mano, insomma, possiamo collaborare, cercare di fare qualcosa se ti interessa. Sì. Perché sai, ho numerosi agganci anche con la stampa, la televisione, possiamo fare una cosa grande anche a livello regionale, con un sacco di eco. Il viaggio com'è andato? Sì, molto bene. Guarda, i treni sono una favola, non capisco come, ma i treni sono una favola, sono diventati proprio belli. Poi non lo so, qua mi devi far conoscere qualcuno tu. Beh, vieni. Certo, adesso ti presento il mio capo, vieni. Sì, gli devo presentare anche un amico, gli ho detto comunque parlo solo io. Lui è Ruggero. Molto è piacere, io ho molto sentito parlare di lei, veramente. Posso darle la mano? Le carezzo la zucca, magari sa com'è, vale lo stesso. Che tocchi la mia zucca? Mi scusi, sa com'è, non sapevo, non credevo. Comunque io ho molto sentito parlare di lei. Sono qui semplicemente per presentarmi e per dichiararle che io sono per la causa, sì, per la grande causa dell'ecologia mondiale e del pianeta che si sta distruggendo. Lui è un mio amico. Lui. Ciao. È Claudio, presenta, carezzare, fai qualcosa, fai qualcosa. Beh, molto bene. E niente, adesso noi ci sottoponiamo al vostro scrutinio, suo, della sua famiglia, di chi vuole lei comunque. Dimmi quali sono i disturbi delle balene del barbaglio. Le so tutte. Allora, la stipsi, la balenorragia, lo scolo, secchezza delle fauci, un po' di depressione ogni tanto, giusto così, sa com'è. Si sa che cazzo fare, tutto sto blu, cioè nel Baltico non si vede un cazzo, c'è un po' di petrolio. Quindi cioè, hanno anche un pochino di sinusite, nel frattempo, cioè, non so, cioè, tipo, hanno anche un po' di puzza alle pin, in generale. Sì, i polmoni sono completamente rovinati. Sì, rovinati, cazzo, che poi la bronchite, la pleurite, il sacco pericardico anche, in un certo senso, è molto affaticato. Poi quando spurgano, di solito, fanno anche abbastanza rumore, insomma, non lo so. Comunque, medicine consigliate, gliele dico, se vuole... Cugino Ignazio, che si dice? Buonasera, ma dove sei stato? Ma ti stai facendo le canne, che non ne hai visto mai, cugino Toto? Gioca! Ma quale gioca? Il governo, l'istituto di sanità, gioca, dicono che è gioca, tu ti stai giocando, cugino. Se ti vuoi ammazzare, ammazza. Ma non diciamo fesserie, che non è gioca come le sigarette sono. Se ti interessa io sono... Sì, ci sto, non le vale come idea. Con me hanno collaborato numerosi artisti come Rita Berti, Gino Paoli. Effettivamente mi si vede l'ufficio stampa, sai? Provo. Allora io ti lascio il mio biglietto da visita, casomai chiamami, vedrai che potremo fare delle cose interessanti. Buon lascio, grazie. Ciao. 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 Dimmi tu, che cosa hanno fatto i compagni, i nostri compagni in Inghilterra ultimamente? La caccia! Sono andati a caccia. La caccia, lo sa.
visto, sai che cosa hanno fatto? Visto, non possono essere andati a caccia. Già, vero. Sono andati alla caccia. Di alla caccia. Sono andati alla caccia perché c'era di quelli, gente che quelli che cacciavano. Esatto. Loro sono andati a caccia di quelli che cacciavano. Di quelli che cacciavano. E quelli che cacciavano li hanno cacciati. Come? Scusi, come andavano? Ti sta chiedendo come andavano? Andavano in bici, no, con le bici, veloci, andavano, no, veloci. No, con le bici. Con i cavalli. Con i cavalli. I cavalli. Loro hanno preso i cavalli, no? Per inseguire quelli che cacciavano. C'è pure laureato. Correvano e poi li hanno fermati. Va bene, lo sappiamo. Bravo. E io sto cercando un lavoro. Ah. Ora, qui. Sì, ma che c'entra questo? Che c'entra? Non so. Un giro. Ancora con sta canna lo stai facendo. Aspetta che non suona il telefono. Dov'è il telefono? Pronto? Signor Rossi. Buonasera. Ha saputo? No, non ha saputo. Il problema della casa occupata è all'ordine del giorno in consiglio comunale. Questi li buttano fuori a tutti. La casa è oggi occupata, domani, massimo dopodomani, non è occupata più. Ha capito? Signor Rossi, baciamo le mani. Buonasera. Prova, fatti un tiro. Cugino, fuma, non ci pensare, dai. E questa casa la vendiamo, non ti preoccupare. Che siamo a cavallo. Una buona notizia per il tuo amico. Senti, conosco un tipo che ha una ricevitoria del lotto. Hai visto? È buona la ricevitoria del lotto. Sei contento? Grazie, sì. Grazie. Sei contento? L'hai trovato il lavoro? Grazie. L'hai trovato il lavoro? Mo te ne devi andare. Vabbè. Ti chiamo io poi per farti. Ciao Claudio. Ciao. Senti, ma un gelato. Non con le uova. No. So che sei vegetariana. Ma il gelato con le uova. C'è il gelato anche con le uova, sì. Con i pulcini anche lì. Ho saputo che la Nutella fa anche queste cose. Comunque. Oh, dai. Va bene, lasciamo perdere. Ma non so, cioè se tu vuoi possiamo anche.